È da poco trascorsa la giornata internazionale di diritti delle donne e in Italia si sono susseguiti una serie di appuntamenti volti a valorizzare questo tema all'interno dei musei, dei teatri, ma anche nei luoghi della cultura. Sicuramente un'importante ricorrenza, ma a Napoli le occasioni di incontro e di riflessione continuano con la rassegna Marzo Donna 2023, così titolata Specchiarsi e rispecchiarsi, conoscere e riconoscere l'immagine di sé, che si svolgerà fino al prossimo 23 marzo. Tanti gli appuntamenti ideati dal Comune che oggi commenteremo in compagnia della nostra ospite che vedo già in collegamento. Il buongiorno ad Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli. Assessore, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi. Grazie. Grazie di essere qui con noi. Dunque, parlavamo di questi appuntamenti iniziati già da mercoledì, data di ricorrenza per celebrare i diritti internazionali delle donne, appuntamenti che però con la rassegna ideata dal Comune di Napoli continueranno fino al prossimo marzo 23. Dunque il Comune per l'appunto scende in campo per sensibilizzare concretamente la collettività diffondendo i valori delle pari opportunità innanzitutto. Sì, assolutamente sì, abbiamo ripreso quella che è una tradizione di tanti anni del Comune di Napoli, ovvero questa rassegna Marzo Donna nella quale, a prescindere da quello che è naturalmente il titolo scelto per l'anno, si vuole dare lo spazio e la possibilità a tutti, non solo alle donne, cioè preferibilmente alle donne, ma abbiamo anche in questa rassegna dei grandi e importanti tributi e contributi da parte di uomini, quindi per dare spazio a quella che è sicuramente la creatività e le iniziative appunto da parte di uomini e donne, naturalmente allo scopo di sensibilizzare quella che è la coscienza di tutti e sulla necessità ancora oggi, e nonostante evidentemente siamo nel 2023, ancora oggi ci sono tanti passi da fare in avanti proprio per far sì che le nostre donne, anche le donne italiane, possano godere di pari opportunità innanzitutto nel mondo del lavoro, ad esempio, fermo restando che, come sapete, la nostra rassegna si è poi conclusa con quel festeggiamento e con quel tributo che abbiamo dato, di cui adesso vedo le foto in TV, contributo dato per tutto quanto l'anno da tanti importanti testimonial, artisti o anche sportivi, proprio per combattere la violenza contro le donne. Esatto, tante iniziative e tanti testimonial, come ricordava lei, per avviare il contrasto alle discriminazioni, alla violenza di genere, ma al fine, come diceva con le sue parole, anche lei assessore, mettere al centro le donne. In quest'ottica le chiedo, Napoli come risponde? Napoli risponde appunto dando spazi, non solo in questa rassegna, ma anche in ogni altra situazione. Abbiamo riattivato ad esempio tutti quelli che sono gli osservatori sulla situazione femminile in città, stiamo per riattivare, abbiamo interloquito con tutti i vari partner, soprattutto istituzionali, quello che è il tavolo operativo, che è però più destinato invece proprio alle situazioni di violenza, intendo il tavolo operativo con la questura, con la prefettura, col tribunale, e poi diciamo, l'obiettivo principale è anche quello di, proprio per creare la consapevolezza in quelle che sono le nostre donne, la consapevolezza delle possibilità che ci sono per loro anche in città, creare un piano che possa essere un piano trasversale anche all'interno del comune, diciamo un piano strategico trasversale, ovvero ogni assessorato sarà stimolato da me per creare e mettere in campo delle iniziative a sostegno delle donne, ma di tutte le donne naturalmente, non solo delle donne vittime di violenza, perché i dati che noi abbiamo raccolto ci dicono una cosa, che le donne a Napoli, appunto in particolare a Napoli, sono evidentemente in grandi difficoltà, perché le donne che lavorano sono davvero pochissime, nonostante magari abbiano, e questo è il dato addirittura più grave se mi consentite, nonostante abbiano dei titoli di studio elevati, addirittura le lauree, tuttavia non riescono a trovare lavoro, quindi evidentemente
è un problema importante, un Tra problema l'altro, esatto, sociale problema sociale, va affrontato. assessore, tra l'altro donne senza lavoro in campagna, meno di una su tre ha un'occupazione, quindi da questo punto di vista bisognerebbe lavorare anche molto sulla nostra regione perché la domanda che ci poniamo a questo punto è anche questa, insomma, la Campania non è una regione per donne? È vero, è molto poco per donne. Purtroppo io continuo, ecco, in un anno ho avuto modo di vedere che effettivamente sono poche, le donne che riescono a farsi strada e che riescono anche ad avere, ad esempio, degli incarichi, diciamo, di responsabilità. Men che meno poi, ad esempio, ecco, nel settore politico si ragionavo, ero in una riunione alla CGIL proprio il giorno dell'8 marzo e pensavamo proprio questo, le donne in politica sono pochissime, pensate che al Consiglio Comunale ci sono soltanto 9 elette, 9 consigliere su 40 consiglieri e ancora di meno nelle municipalità. Quindi vuol dire che, e magari se ci sono, consentitemelo, è perché c'è l'obbligo di legge di rispettare la quota rosa, e quindi questo è Esatto, c'è ancora un più grave. disequilibrio, c'è un disequilibrio evidente, Però quindi. questo deriva evidentemente anche dalla poca consapevolezza delle donne di poter fare, di potersi mettere in gioco, di poter veramente provare a cambiare la loro situazione. Questa è una tematica che appunto, come ricordava lei, che lei personalmente porta avanti con il suo assessorato perché è una battaglia innanzitutto non solo ideologica, assessore, ma anche culturale al fine di poter abbattere tutti quegli stereotipi che sono alla base anche degli atteggiamenti violenti da parte di uomini, ma atteggiamenti violenti di tutti coloro che attuano dei comportamenti di violenza, no, nei riguardi delle donne. E in questo ruolo, fondamentale sicuramente, non è solo il suo lavoro, ma vediamo quanto sia centrale anche il ruolo delle istituzioni e delle politiche affinché ciò e questo passaggio possa avvenire in maniera, speriamo, anche rapido. Assolutamente sì, però io credo che, ecco, che non sia centrale a livello di politiche istituzionali statali il problema delle donne, non solo il problema della violenza che pure ci riporta e ci restituisce dei numeri gravissimi in tutta Italia e, come ho detto tante volte, purtroppo in particolare al sud e a Napoli, ma il problema è anche appunto lavorativo e poi il fatto che ci siano delle disparità da tutti i punti di vista, e quindi dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche delle condizioni delle donne che subiscono violenza tra nord e sud, ci dà la dimostrazione di come questo problema vada assolutamente affrontato con una coscienza completamente diversa e con un approccio completamente diverso, anche a livello statale. Come ho detto più volte, ad esempio, noi come comuni fruiamo di fondi per sostenere le donne vittime di violenza soltanto derivati, cioè nel senso che ci vengono dallo Stato e quindi poi attraverso le regioni, ma sono fondi che ci vengono concessi a singhiozzo. Abbiamo dovuto fare, consentitemelo, veramente salti mortali quest'anno per poter finalmente, e non lo si faceva veramente da, forse non lo si è mai fatto, un bando a 15 mesi per garantire la continuità dell'operatività dei centri antiviolenza, perché in passato si apriva e si chiudeva a seconda di quando arrivavano i fondi. Ora, pensare che questa situazione che sta diventando, purtroppo, più passa il tempo, comunque sempre più potente, imponente, e quindi vuol dire non più emergenziale, ma ormai sistematica, significa che l'approccio deve essere differente, deve essere fatta una programmazione, sperando evidentemente che presto si possa non più parlare di situazione di emergenza, si possano ridurre queste condizioni di violenza, ma appunto se non si rimuove quella che è la base. La motivazione fondamentale che sta alla base, per esempio, ecco, di tutte le donne che subiscono violenza, ovvero la difficoltà, la situazione di soggezione psicologica ed economica, e quindi magari anche la difficoltà appunto a riscattarsi e ad allontanarsi dalla violenza, se non si pone, dicevo, al centro questo problema che è culturale e sociale, avremo sempre delle donne che subiranno violenza e dovremo sempre rincorrere poi alla fine i fondi per gestire i centri antiviolenza. Sarebbe molto più opportuno.
secondo me, che almeno uno Stato, diciamo, lungimirante dovrebbe pensare a destinare dei fondi al sociale, al welfare, al sostegno delle donne che lavorano, per esempio, e hanno necessità, di avere dei servizi come dei nidi. E Senta, anzi, a questo sicuramente. proposito, vi dico che il Comune di Napoli, per esempio, sta riuscendo, abbiamo riaperto, cioè abbiamo previsto l'apertura di 1.000 asili nido, finalmente dopo tanti anni, e questo secondo me è una risposta importante. Esatto, questo è un aspetto importante anche per ridurre quelle disuguaglianze sociali di cui lei parlava. In quest'ottica, il Comune di Napoli cosa potrebbe ancora però fare anche? In quest'ottica è sempre quella di Per sostenere le l'assistenza donne, capita? 360. all'infanzia. L'assistenza all'infanzia è fondamentale perché se pensate che le donne a Napoli ecco, sono state abituate a surrogare le istituzioni, laddove le istituzioni ecco, non offrono servizi di sostegno all'infanzia, c'è la donna, c'è la mamma che lavora, e che quindi, o meglio, la mamma che non può lavorare perché deve tenere il figlio, oppure la mamma che può lavorare. Riesce a lavorare perché c'è per esempio la nonna che mantiene il nipote e questo non credo che sia, diciamo, giusto perché al nord non succede, al Esatto. nord non succede questo. Senta, facciamo anche un piccolo passaggio, lo aveva anticipato anche lei, sui centri antiviolenza sicuramente c'è ancora tanta strada da fare, ma molti passi sono stati fatti proprio dal Comune di Napoli. Perché le dico questo? Perché ad un anno da Io Lotto, ovvero la campagna promossa dall'assessorato alle pari opportunità per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e per promuovere la conoscenza della rete dei centri antiviolenza, io le chiedo qual è il bilancio ad oggi. Il bilancio è molto grave, abbiamo visto i numeri proprio qualche giorno fa, i numeri di un anno e 3 mesi di operatività dei centri antiviolenza, ci dicono che sono 600 le donne che hanno chiesto aiuto e che si sono rivolte ai nostri centri antiviolenza, più altre 100 donne che sono quelle delle qua che invece hanno poi deciso di essere prese in carico e seguite dal centro antiviolenza. E se pensate che questo numero, cioè quelle che hanno poi il coraggio e si determinano a rivolgersi a noi, sono veramente una piccolissima parte rispetto a quelle che invece vorrebbero farlo, ma magari hanno paura e non lo fanno più. Ci rendiamo conto di come la situazione sia grave. Per fortuna, insomma, riusciamo ancora a gestire questi Senta, numeri. effettivamente i dati sono allarmanti, però sembra in ottica di obiettivo da raggiungere, ovvero quello della parità di genere, però sembrerebbe che in questo 2023 dei piccoli passi sono stati fatti proprio dal mondo della politica, se vogliamo guardare alle nostre leader nostrane, la Premier Giorgia Meloni e anche la leader del Partito Democratico Elly Schlein, e i diritti passano anche dalla politica, quindi come la stessa, ovvero la politica può essere di valido supporto alle leadership femminili. Allora, io sono molto contenta, ecco, che abbiamo per la prima volta in Italia una premier donna, anche se nutro perplessità rispetto alla politica, sociale, in particolar modo familiare, nei confronti delle donne, perché abbiamo visto come l'istituzione di un ministero nel quale si pone e si vede, si guarda alla donna e quindi si immaginano politiche soprattutto familiari della donna nella famiglia ci fa capire come evidentemente non si sia compreso quello che invece deve essere il ruolo della donna nelle istituzioni, nella politica e nella società. Sono ben contenta della nomina della Schlein come leader del PD, diciamo che me lo aspettavo. Anche molto tempo prima che un partito che dovrebbe essere diciamo progressista e di sinistra potesse scegliere finalmente una donna al suo comando e quindi sono davvero ben contenta, sono contenta anche perché ho sentito una programmazione che va veramente nella direzione della tutela di quelli che sono i diritti fondamentali. Che partendo dal salario minimo garantito, fino poi ad arrivare, ecco, ad una politica di welfare che per troppi anni è stata trascurata, ad esempio ponendo al centro anche l'istruzione, perché naturalmente se noi vogliamo che cambi poi alla fine la condizione delle nostre donne, dobbiamo partire sicuramente da Dalle lontano, dobbiamo fondamenta, partire anche dai figli, esatto. sicuramente che assistono a delle situazioni, considerando magari che sono situazioni normali.
Grazie. Quindi c'è tanto da fare. Grazie, Grazie a grazie. voi. Le auguriamo buon lavoro, buon Grazie. proseguimento di giornata. Grazie all'assessore allo sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante, per essere stata qui con noi. Grazie a lei. Noi ci ritroviamo fra pochissimo. Grazie Pubblicità.